Allora, eccoci qua, buongiorno a tutti, siamo al nostro terzo appuntamento con Catamelos, che è questo progetto pensato da Tamar Iduk per la libreria ed è il nostro modo di portare la musica dentro la libreria e poi farla uscire anche, speriamo che possa essere ascoltata il più possibile. Oggi siamo molto contenti di poter avere qui con noi Andrea, Laura e Francesco, che io presenterò brevemente, anche perché abbiamo chiesto loro di darci qualche riga di biografia. Sono stati veramente molto umili e ci hanno dato veramente 3 righe, ma io sono andata a spulciare nei vostri siti, ho visto che vantate, diciamo, un curriculum molto più ampio, con tante collaborazioni, e vi ringraziamo doppiamente per essere qui. Allora, Andrea Liberatore, nasce nel 77, proprio Parrebbe, parrebbe, sembra, nel 1977 a Pescara, diplomato a Litis, dove scopre magicamente la letteratura. E non lo so, fugace apparizione alla facoltà di lettere e nelle arti performative teatrali, poi magari se hai voglia ci dirai di questa sono scappato fugace esperienza. subito. Hai esperienze professionali nel mondo carcerario, nel campo della disabilità, e in quest'ultimo caso è impegnato nel tradurre in comunicazione i principi dello sport, tentando di costruire relazioni tra persone con e senza disabilità. Mi pare che comunque il comune denominatore fra voi tre sia un po' l'insegnamento, no? Che è caro a tutti e tre, mi pare. Infatti sia Laura che Francesco insegnano al Liceo Musicale di Pesaro. Laura insegna sassofono. E musica insieme. Esatto. Vabbè, di Laura mi è piaciuto tantissimo che abbia fatto parte di due. Come si dice, scusate, di due complessi al femminile. Sono andata anche a rivedere, diciamo, la tua performance nell'estate del 2014 e mi è piaciuta per due motivi. Primo, appunto, perché si trattava di tutte donne e poi anche perché mi ha ricordato la nostra vita prima del Covid, quindi con tantissima gente ed è stato molto bello. E Francesco, anche lui mi ha lasciato esattamente 3 righe, appassionato di musica e scrittura musicale, dalla composizione all'arrangiamento, educatore da parecchi anni, ha insegnato in scuole medie e ora insegna chitarra presso il liceo musicale. Babbo di due figli, con Laura, alla ricerca continua di strategie educative a misura di bambino. Io vi ringrazio veramente di essere qui. Grazie a voi. Lascio lo spazio magari alla musica e poi magari ci diremo qualcosa ancora. Come sacchi su sedili di passaggio. Non voglio più salpare per spiagge di cemento e finestre tutte uguali. Le banchine sono mute, rame
mi grondano sudore, unguento arabo nell'aria, le porte, fremiti di stazione. Ritmo magrebi in calza, parole di passaggio, in allitterazione scroscia la grondaia balbettante, brandelli pubblicitari penzolano sotto passi lacerati, come lamenti di corpi doloranti. Sfilano città, sfilano periferie, chiuse in detri commerciali, quante bugie, quanti occhi si sono posati stanchi prima di morire, quanto anonimato e piastrelle d'ospedale, quanti ricatti trascinati sulla pelle, nelle bare, quanto amore a pagamento, e frutti pallidi di Adriatico sulle spalle, di convogli fissi sul binario e senza scampo, mentre l'orizzonte ruota, dal finestrino in corsa si allontana, nel buio trascolora. Che è Codice Binario, che come voi ci avete suggerito di scrivere, nato sul treno per effetto pendolare a colpi di smarrimento. Quindi a questo punto, se avete voglia, ci spiegate un po' questo progetto, in che cosa consiste, e se è qualcosa di più di un progetto, immagino. È tutto nato per colpa mia, rispetto ai colpi di smarrimento, diciamo. Perché durante le mie scorribande tra Pescara e Pesaro, a causa del lavoro, e quindi sono stato pendolare per diversi anni, e ho avuto la fortuna però di avere i miei spazi vitali di distensioni e di annullamento sul treno. E sappiamo che il treno è una meraviglia dal punto di vista dell'osservazione di tutto quello che c'è intorno, nel bene e nel male. E soprattutto la cosa più bella sono i contrappunti. Viaggiato spesso di notte, quindi nei viaggi nei notturni, nei regionali notturni, quindi dove c'è un'umanità particolarissima che si può incontrare, chiaramente ci sono mille contaminazioni, mille cose che ti possono sorprendere. Mi sono divertito tantissimo nell'osservare. Leggevo meno. E questo è un problema, accidenti. Lo so. Perché ho iniziato questo moto perpetuo, diciamo, leggendo e basta. Poi mi sono accorto in realtà che quando alzavo un po' lo sguardo accadeva di tutto, soprattutto sia dentro che fuori. Ed era meraviglioso appunto osservare queste periferie continue dove ci sono ancora dei rottami, questa archeologia industriale abbandonata ovviamente, in disuso, che un po' rispecchia quello che viviamo, no? Dentro il treno, queste persone purtroppo ai margini, che in realtà sono le più interessanti, con cui ho avuto dei rapporti anche speciali a volte, e in mezzo a persone del tutto indifferenti come le nostre periferie. Quindi c'è stato proprio questo bellissimo punto di osservazione. E allora ho iniziato, non che non scrivevi prima, scrivevo prima, però ho iniziato a darci dentro, ovviamente a portare un po', a riportare un po' quello che vedevo, che osservavo, però veramente nel senso come smarrimenti, perché non ero lì molto ad prendere appunti, ad avere dei taccuini speciali particolari, ma lasciavo fluire un po' come il treno, perché ormai ero esausto.
Ecco, il pendolare, l'effetto pendolare che è come ho scritto, un po' un esercizio di viaggio, nel senso spesso ci si potrebbe alienare, ma in realtà diventa veramente un riprendere anche memorie lontane. Spesso ritornavo al mio viaggio nel deserto, nel Sahara tunisino, quindi che è durato poco, però in realtà è stato così pregno di cose che mi ritornava un po' tutto, gli odori, le memorie, quindi è stato un continuo viaggio nel viaggio. Non era poi del tutto così alienante. Adesso è bello che è finito, codice binario. Perché ormai non si viaggia Ormai più, non si può più ma viaggiare, era già non ce lo finito ricordo. per fortuna, perché poi a un certo punto va bene pure passare ad altro. Sì, certo. Quindi c'è stata la sua mutilazione poco prima del Covid, gliel'ho data io. Però è successo qualcos'altro. Ma a loro due cosa è successo con i tuoi test? Loro erano fermi. No, No, tutto è scherzo. iniziato C'è stato un punto d'incontro. esattamente un anno fa. Già ci conoscevamo con Andrea, conosciuti in biblioteca, quindi Esatto. comunque a Quindi, Pesaro. davvero. Anni fa sempre si parlava dei testi, ogni tanto Andrea diceva dei testi, magari un giorno potremmo fare qualcosa insieme. Poi cosa è successo? Che lo scorso anno, proprio in lockdown, è venuto a mancare un grande maestro e io pubblicai un video con una musica originale. Andrea, forse la sera stessa, qualche giorno dopo, mi scrisse una mail dicendo: "Guarda, questa musica, ma proprio..." Perché poi il video, sì, c'è una chitarra e un No, dicevo, il maestro era No, il Fermi. maestro era il carissimo Eugenio Giordani. Io ho studiato con lui musica elettronica, è stato comunque un punto di riferimento per il conoscere del mondo altro che è diventato poi tutto, che tutto è suono, quindi è stato proprio... Quindi proprio mi sono sentito in quei giorni di poi lavorare su un'elaborazione di un qualcosa che era anche poi stato costruito con lui inizialmente, no? Durante il mio corso, in una giornata, una domenica, e ho fatto anche un video che avevo fatto proprio in quel tratto di strada Sì. che Tra era di treno, c'è Fano e questo Pescara, via. quest'alba, esatto, proprio tra Pesaro e Pescara. Andavo a prendere un aereo quando si poteva viaggiare, a volte era comodo andare a Pescara, e quindi c'è questo video e lui infatti mi ha scritto: "Vorrei, no? Mi ha evocato la tua musica, forse è ora che iniziamo a fare qualcosa con i miei testi e la musica. Oltretutto col viaggio lo conosco benissimo, ho questo progetto che è Codice Binario. Cominciamo." E da lì è cominciato che il rapporto epistolare via mail durante la quarantena, quindi Pesaro Centro e Pesaro Parco San Bartolo, Pesaro perché privilegiata, esatto, la Pesaro Pesaro privilegiata, erano i quindi campi, per fortuna. poi abbiamo lavorato, lui mandava testi, io noi sonorizzavamo, e dopodiché ecco è entrata in campo anche Laura, perché io facevo la base magari elettronica, chitarra, poi Andrea registrava la voce e poi abbiamo detto: "Però ci manca un fiato, un Un ritornino, sì. respiro, ci Un manca un fiato qualcosa." che era Ma già a casa. era già a casa. Chilometri zero, e sono arrivata io. Pagata lautamente. Stata dura È stata dura convincerla. convincerla, ancora non sono del tutto. Scherzo. Oltretutto sassofoni, e il brano poi che suoneremo alla fine l'abbiamo registrato e abbiamo fatto registrato col baritono. Naturalmente oggi ha portato solo il soprano perché il baritono non Certo. pesava troppo, però Eh sì, l'idea di costava di utilizzare più. un po'. Il baritone è troppo per il catalogo, dicevate? No, che magari Ah, era per le mie spalle, però. capitano Anche se siamo Filippone. vicini. Era impegnativo, dai. Poi mi pare che sia sufficiente. Mentre bello così, Dai, dai. speriamo di rendere giustizia anche con questo strumento. Secondo brano? Come si E il chiama? secondo brano Hanno invece nomi i Andrea vuoi brani? presentarlo? Sì, questo qui era Passaggi, quindi è stato il nostro inizio, quindi abbiamo pensato di iniziare con questo. Poi naturalmente quando Tamar parlava del catalogo, a noi e a me Laura è venuto subito in mente: perché non portare il progetto con Andrea, Codice Binario, dargli un luogo, in modo che poi poteva essere anche per noi un momento di È un incontro. debutto Andare... questo? Esatto, questa è la nostra È un prima e forse debutto. chissà potrebbe essere l'ultima, quindi consideriamoci. Ma no, sarà la prima di una lunga serie, È più dai. disfattista di me, Io mi sa. voglio pensare Puntiamo così. tutto su Laura. La primissima di una lunghissima serie. Bene, quindi il brano che facciamo ora invece è È una nuova Dune. produzione, Sì. esatto. Ah, Non so tocca a se me. vuoi dire qualcosa. No, è un po' quello che ho detto prima, Ah, che c'è esatto. questo continuo richiamo anche al deserto, in questo caso ancora in maniera ancora più forte, tra Adriatico e deserto, tra i due binari.
le dirò la verità insensata degli anni, dei suoni migranti che spazzano via il vento, di schiavi su schiavi appena più possidenti, nei recinti, popolazioni racchiuse dal tempo. Non le dirò di ogni vana certezza definita da mio, di pali, tralicci, guerre commerciali, fonti di sviluppo e tutto scorre a valle, il tuo stupro invisibile al mare. Non le dirò del sedile di fronte che ha un'anima vuota, di camion sospesi su viadotti morali, di spazi infiniti, ocra deserto sulla tua pelle, oasi di curcuma e tramonti spezzati. Non le dirò dei neon implacabilmente allineati su tumori clienti, in corsie ordinate di origine certificata, di donne tatuate riunite in preghiera con urlo agghiacciante sotto capelli di trance. Non le dirò del tremolio dolce, vibrale, sonoro, e bene, e corda di sangue, della mia memoria fuggiasca, sudori increspati al tuo pianto, in un pianto d'aurora singhiozzante. Una domanda che forse è banale, voi l'avrete letto prima il testo, no? Me l'avrà fatto leggere. Cioè, come nasce, diciamo, musica e parole? Come vanno bene insieme? Un incontro casuale o è necessario, non so? Diciamo che questa l'abbiamo improvvisata. Non oggi, sì, certo. Qualche giorno fa, diciamo, certo. Anche se il testo è arrivato prima, no? Io comunque ho sempre inviato il testo, esatto, prima sì, che sì. E poi è nata la musica. Beh. Cioè, in questo caso anche, cioè, questo qui era un brano che già esisteva prima, quindi comunque era un brano, se a leggere il suo testo comunque ci sono delle suggestioni, le parole che rimandano, e poi in questo caso c'era l'idea del treno, quindi di un ritmo continuo, come magari era quell'altro, questa idea, no? Di binari, quindi comunque c'era un collegamento anche ritmico, poi naturalmente un'armonia che rimandava delle suggestioni, evocava, no? Quindi poi quando effettivamente erano due cose forse già esistenti, che poi sono state mixate insieme, con un'aggiunta anche dell'elettronica, comunque è stata un'elaborazione della chitarra, comunque i suoni sono tutti concreti. Ne abbiamo il suono del mare, in questo caso ci piaceva l'idea anche, no? Questo è stato aggiunto poi. Quindi si è creato questa connessione e fusione, fa più layers, fa più, diciamo, livelli. Pensavo che l'aveste improvvisata qualche giorno fa a casa, mi avete fregato, mi ero illuso, ho detto, ma che figata, già sono così. No, è chiaro che a sentire il testo io penso, ok, effettivamente c'è un collegamento, no? A quello anche, chiaro. Poi il titolo magari era Fugace, cioè mi ha ricordato anche a me il viaggio, quindi anche a me il suo testo mi ha portato un ricordo e dire ok, può essere questo. Che è un'altra cosa che ci accomuna il piacere per il viaggio, che spesso ci scambiamo le nostre esperienze folli di viaggio
non solo pendolare, diciamo. No, io credo che queste cose possano nascere non in una freccia o in un Italo. Secondo me devono nascere per forza. In realtà no. O in un interregionale notturno, o in una stazione piccola come quella di Pesaro. O la Genesi, di la Genesi è stata proprio sulla freccia, in realtà. Ma anche non queste, però i miei primi viaggi sono stati sulla freccia. Come? Ma perché viaggiavo solo due volte a settimana, quindi riuscivo a sostenere anche i costi. Però anche lì c'era già qualcosa che non andava, ovviamente. C'era questa umanità schiava del nulla, no? Del vuoto. Poi non generalizziamo troppo, per carità, però vedi pochi libri e tanti cellulari, diciamoci la verità. Adesso. Quindi, ma soprattutto è la... Però poi, scusa ti interrompo, effettivamente la connotazione assolutamente regionale, del regionale, chiamiamolo interregionale, in realtà era anche diventata una cadenza. Si partiva a Pescara, si scendeva a San Benedetto e poco e lì c'è il turno dei tossicodipendenti. Da San Benedetto a Civitanova ci sono, sappiamo, i night, quindi c'è il turno delle... Io ho parlato di Dio con le spogliarelliste, era meraviglioso, era incredibile. Poi dopo si svuotava un po', D'Ancona era un po' solo, quindi era un po' più tranquillo, ma neanche tanto. Però sì, è come dici tu. No, perché quando Tamara ci ha informato che c'era questo trio, sai, finora, nelle prime due puntate avevamo sinceramente puntato più... Qui siamo di fronte anche a persone che ci propongono dei lavori, però io ero affascinato completamente dall'idea del treno. Guarda, ieri io mi sono divertito, scusate, anzi quasi emozionato, stavo qui al buio, ripensavo, poi alla fine c'ho anche una sorpresa, veramente, perché... Poi lo dicevo anche a lei per telefono, io sono uno di quei bambini che diceva, spero anche i vostri figli, papà mi importi a guardare i treni, non lo so, ogni tanto capita, li vedi figli, dei genitori che portano il figlio, e il primo regalo che ho fatto al mio primo nipote, masculo, chiaro, è quello più importante, e gli ho regalato un trenino elettrico, con la scusa chiaramente di non veder l'ora che lui lo montasse perché io potessi iniziare anch'io. Poi è qua un po' meglio della pista Polycar, però e dopo ti devo dire un sacco di cose sui treni, e tra parentesi dovete accettarlo, noi riceviamo questa, veramente è tutto molto bello finora, grazie, però ci sono tantissime associazioni. Io credo che treno e letteratura sia una delle combinazioni più riuscite, perché quello spazio, quel microcosmo, io adesso ancora parlo a scompartimenti, sì, eh? No, purtroppo anzi, come diceva, faccio subito la citazione alla Steinbach, gli spaccaculo si chiamavano, no? Quei seggiolini di legno, li chiamavano così, i vagabondi che giravano... anche con Woody Guthrie nel libro Questa terra è la mia terra, e tutto quello che sto raccontando lo racconto perché appartiene veramente, certo, ecco, allo scompartimento, che si presta benissimo perché è un microcosmo dove si osserva il tutto. Mi stanno facendo segno che è ora del terzo, del terzo. Dall'A alla Z ci sarà sempre qualcosa da dire sui tre. Questo terzo vuol dire due parole su... Questo è particolare, esempio qui è stato uno dei miei primi viaggi in cui mi sono trovato una signora completamente vestita di nero, con gli occhiali da sole, ed erano le 8 di sera d'inverno, quindi era buio, e si è fermata vicino a me in piedi ed è rimasta lì a fissarmi per un tempo per me interminabile. E siamo rimasti così a guardarci, non mi ha detto niente, poi l'ho rivista nel tempo ed è andata via. Però è successo tanto in realtà.
Sonno di deserto, in un presentimento lacero di corridoi e smaniosi passi, gli occhi assurdi che vanno e vengono in cerca di una schiuma da iniettare, lago dolce nelle vene, e scale che ingoiano uomini sotterranei. Verso il cielo compiaciuto e dalla mano trema un urlo lungo tutta la sua notte. Poi si alza a malapena, chiude il gioco nella giacca e il mio buio fa ritorno in una benda senza stelle. Sai che è incredibile, mentre ascoltavo, riprovavo quando succede in treno, no? Che a un certo punto abbandoni la lettura, ti appoggi al finestrino, perché abbandoni la lettura, appoggi al finestrino e inizi a scorrere queste immagini. Ed è, tra parentesi, io che non capisco nulla e non, di logica, è l'unico momento in cui riesco a immaginare che la Terra si muova. Che la Terra gira, lì lo riesco a immaginare. E questo pezzo mi ha fatto veramente tornare. Io ho fatto tantissimi viaggi in treno. E quindi veramente un po' mi commuove anche. E stavo riflettendo.
questo pezzo il treno riesce a raccontare le storie di tutte queste persone in fuga, no? Di questi io per esempio lo sai, lo raccontavo a Tamar un po' in maniera voyeuristica, mi piaceva da matti vedere soprattutto gli arrivederci delicati, poi mi piaceva quei laceranti abbandoni, il bacio che era un assoluto, cioè poteva succedere qualsiasi cosa, c'era quel bacio. Ed è comunque in una dimensione molto intima, nonostante sì, la moltitudine. E questo è il paradosso per cui secondo me tra le tante cose che mi piacerebbe dire tra treno e lettura, che si presta moltissimo anche al giallo, proprio perché essendo un luogo così circoscritto, però contiene tutto ben determinato, quindi tu puoi costruire bene una storia, nello stesso tempo anche una grande carica erotica, che questo vabbè, io poi sono di origine meridionale, c'è un'altra suggestione ancora, i famosi treni del sud. Poi ci sono quelle immagini straordinarie di treni di soldati, che pensi a Levi, vabbè, ce ne sono tantissimi, certo. E però mi piacerebbe finire come al Saese con una stupidaggine, perché è fondamentale. Chi la deve dire? Di come... Sempre lui. Di come... Quando si fa lo spelling? Di come... Dado. Di come? Non sentivo dado. Tu dici dado, non dici domodossola. Domodossola. L'ho sentito lei. Ma non sono belli quei luoghi di confine dove c'è lo scambio del treno, un paese completamente pieno di gente che lavora solo per il treno, macchinisti, ferrovieri. Io di come domodossola, guarda, che è la fortuna, perché non sai mai come dire quando ti dicono di cosa è domodossola. Ma perché e questo era il mio gioco. Mi ero inventato, scusa Tamara, faccio veloce, per ogni lettera c'è qualcosa di bellissimo. Ah, come fai a non dire Anna Karenina nel treno? Cioè, scusa. Zi, però Zola, la bestia umana, il più bel libro che esiste sui treni. Questa ma e poi Ale, noi adesso siamo dei rozzi. Dei rozzi. E allora dillo, qual è la canzone dei treni, la locomotiva di Guccini? Porca miseria, quanto. No, dai, adesso la presenza di musicisti, questo è veramente una. No, c'è un bellissimo pezzo di Battiato sul treno. E poi quei treni. Come chiudiamo? No, in francese. Un regalo. Guarda, mi sono divertito, però io chiudevo gli occhi e pensavo, tipo, ti viene in mente, a me mi è venuto in mente subito, sigarette, fischio, perché il fischio del capostazione è fantastico, la galleria. Meraviglioso. Purtroppo una sola qui, però io parlo del mio ultimo. Sai che c'è un racconto di Dürer, ma straordinario, ma è che è stupendo, perché si presta, dove inizia una galleria e non finisce mai, questa galleria di Dürer, ma... Poi c'è un raccontino di Calvino dove c'è uno, lo cito perché si chiama Giovannino. Sto finendo i tempi. 37 minuti. Faccio la coda. Sì. Ti invito a parlare con questa musica. Giovanni. In realtà. Non fermare. Tocca a te. Sì, no, volevo raccogliere le... Ah, avevo un sogno da ragazzo che non si è mai realizzato. Forse l'avete avuto. No, io sono il più vecchio qui. Era ancora il periodo dei muri e volevo fare due cose nella mia vita. Andare a Venezia e prendere il Trans-Europe Express e arrivare lì dove nasce il mondo, Samarcanda, dov'è. O se no, c'era l'altra possibilità, che era quella della Transiberiana, e farsi Vladivostok, che mi raccontavano che l'ultimo pezzo credo che cambino 5 fusi
e addirittura lo scartamento del binario è più ridotto, perché credo per un discorso di neve, di gelo e di tutto, e avevo sti due viaggi in testa che non ho mai potuto fare. Poi il mondo, ahimè, solo per il mio viaggio dico, sono caduto in uno, non si poteva tornare. E soprattutto bussano. Vedo sarà in capostazione. Salutiamo, come salutiamo Ale? Salutiamo ringraziando tantissimo Laura, Francesco e Andrea. Grazie. Veramente per noi è stato un grande regalo. E dai, vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo. E che si possa tornare sul treno, sì, dai. Per esatto. Tutti. Magari che è l'unica dimensione claustrofobica che però ti permette l'incontro, esatto. Ti permette l'addio e ti permette di incontrare una persona e non rivederla, esatto, mai più. Rivederla mai più è fantastico. Invece noi ci rivedremo spesso perché abbiamo abitudini anche comuni, viviamo nella stessa città. Grazie. Grazie ragazzi. Un saluto a Dario, a Fabio, ciao. E a Giulio. Ciao. Ciao.